Buona domenica a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Ieri 13 marzo è andata in onda l'ultima puntata di C'è posta per te e come al solito in questa puntata c'è stata anche una storia dedicata al tradimento. A chiamare C'è posta per te è Elisabetta, il suo matrimonio è terminato dopo 15 anni perché lei ha tradito il marito per ben due volte. Il loro matrimonio all'inizio va a gonfie vele, lei diventa mamma di due bei bambini, ma poi inizia a sentirsi trascurata dal marito. Lui lavora in continuazione, non c'è mai. Quando ritorna dal lavoro passa due ore prima di ritornare a casa dalla mamma, vuoi i problemi lavorativi, vuoi il fatto di sentirsi sola, Elisabetta inizia a tradirlo e proprio per questo motivo decide di chiedere la separazione dal marito. Si accorge dopo che ha chiesto la separazione di amarlo ancora e quindi gli chiede perdono. Lui accetta il suo perdono e ritornano ad essere una famiglia felice, ma succede nuovamente nel 2020. Elisabetta cede nuovamente all'avance di un uomo che inizia a corteggiarla tramite i social. Non accade con questo assolutamente nulla, fatto sta che anche in questo caso Elisabetta si convince che il suo matrimonio è finito, così decide nuovamente di parlare con il marito e lui ovviamente infuriato perché a questo punto è già la seconda volta, decidono di separarsi. E lì a C'è posta per te Elisabetta per chiedere perdono e avere una terza possibilità. Enrico appena vede l'apertura della busta, che comunque ritraggono i loro momenti passati insieme felici, ha le lacrime, si è mostrato ancora innamorato di Elisabetta e proprio per questo motivo, che seppur inizialmente era molto indeciso, decide di perdonarla, ma la perdona solo se affianca a lui ha il fratello. E per questo motivo un po' sui social è scoppiato il putiferio, nel senso che ognuno pensa, molte persone hanno pensato, che se tu vuoi perdonarla non c'è bisogno, uomo adulto di 49 anni, che devi chiedere il permesso di avere a fianco tuo fratello. L'ha perdonata, ma l'ha perdonata in un modo molto restio, lei era molto emozionata quando l'ha abbracciato, lui invece molto freddo, quindi non sappiamo come è andata a finire tutta questa storia. Diciamo che dei social un pochetto Enrico è stato deriso perché non abbiamo visto in lui la voglia di prendersi la responsabilità di quello che faceva, ossia perdonare sua moglie e comunque essere nuovamente felice perché lui era innamorato, ma voleva a fianco il fratello e la cognata per essere certo della scelta che faceva. A voi i commenti. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un like di supporto e io vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Buona domenica da Angela, da tutto dal web.